Buonasera, oggi andrò a intervistare comuni abitanti di Riardo appartenenti e non appartenenti alla famiglia della signora Concetta Fazio, perché è passato quasi un anno dalla sua scomparsa e oggi alcuni abitanti esprimeranno un loro ricordo. Cominciamo dalla professoressa Raffaella Russo, figlia della signora Concetta Fazio. Ce ne sono tanti di ricordi perché lei è la figlia, ma uno in particolare... Hai detto bene, uno in particolare è difficile sintetizzare mia mamma in pochi minuti. E mia mamma, forse la posso sintetizzare così il suo ricordo, è una donna che aveva nella sua vita dei grandi amori, oltre la famiglia logicamente, che era il suo primo e grande amore. La scuola in primis, perché la scuola era proprio tutta la sua vita, anche quando è andata in pensione. Lei aveva proprio nostalgia del suo essere stata maestra. E l'associazione di volontariato San Vincenzo De Paoli, di cui è stata un attivo membro fino praticamente alla sua morte, e la musica, mia mamma amava la musica in tutti i suoi generi, soprattutto classica, però amava la musica in genere. E mamma poi aveva anche una grande passione per tutto ciò che è l'aiuto, l'altruismo verso gli altri. Cioè mia mamma, forse il termine più giusto è, per definirla, era la generosità in persona, fin troppo. A volte sfociava quasi in un difetto, lei era talmente generosa a volte che... non sapeva forse anche darsi un limite, però diceva sempre non fa nulla perché... quello che si dà, anche se non si ha il ricambio, perché non si deve fare mai con l'attesa di avere qualcosa in ricambio, è sempre ben speso. Meglio dare in più che dare in meno, diceva lei, meglio essere esagerati in questo aspetto che nell'altro. Lei non è che sia stata una mamma molto... non faceva tante smancerie, ma era anche una mamma di altre epoche. Quando c'era... c'era, cioè bastava fare un fischio che lei c'era sempre, presente, si è sacrificata veramente tanto, però non era di quelle mamme forse un po' più moderne, amore mio, passione mia, no, con i nipoti invece si scioglieva completamente, era una persona, un'altra persona insomma. E aveva un umorismo particolare. Sì, era da buona napoletana, aveva un umorismo molto pungente, che a volte magari poteva essere anche frainteso, però lei lo faceva, proprio gli veniva spontaneo, come fanno i napoletani, cioè era più forte di lei, aveva sempre la battuta pronta. E quindi di mamma ci sarebbero da dire tante cose, ma è veramente il tempo è poco, e quello che è sicuro che rimarrà in tante persone, e noi abbiamo avuto in quest'anno della sua scomparsa veramente testimonianze grandissime di quello che ha fatto, di cui molte cose noi non eravamo proprio a conoscenza. Anche io sono rimasto male quando è venuto a mancare, perché comunque non aveva proprio un'età molto... No, aveva 76 anni. La cosa che ci ha un po' spiazzato è che stava bene, e nel giro di 3-4 giorni non si è saputo mai bene perché una amarezza che ci rimane dentro è andata via improvvisamente. Forse anche in questo lei è stata molto intelligente, non ha voluto, come diceva sempre lei, dare fastidio. Io ci parlai al telefono neanche un mese prima, di lei ho tanti ricordi, neanche io posso dirne soltanto uno. Come dicevo prima, aveva un umorismo particolare, sapeva anche creare un mare di serenità e calma. Sì, sì. Quando sì, sì. Lei non è passata mai davanti a nessuno, perdeva anche le ore, se una persona aveva bisogno di parlare, lei c'era. Beh, trasmetteva, poi era una donna coraggiosissima, non aveva paura di nulla, proprio di nulla, e questo rendeva chi le stava vicino molto sicuro, molto protetto, ecco, sì, questa è la parola giusta. Allora io ringrazio la professoressa Raffaella Russo e adesso vedremo chi sarà il prossimo intervistato. Siamo qui con Michelina Di Fusco, un ricordo della signora Concetta Fazio. Allora, di Concetta Fazio era una persona speciale, non sapeva di esserlo, in ogni cosa ci metteva la faccia e soprattutto il cuore.
Non dava per ricevere, ma per vedere sorridere. Io ho un dolcissimo ricordo e la ricorderò sempre. Grazie. Siamo qui con la maestra Maria Gaiazza, che è stata anche una collega della maestra Concetta Fazio. Un ricordo. Una piccola premessa. Quando muore una maestra è sempre un motivo di riflessione per tutta la comunità nella quale la maestra ha operato. È un momento di riflessione attenta, perché la maestra semina nelle menti e nelle anime degli innocenti. E per questo è necessario, è opportuno e sentito un ricordo particolare. Concetta questo suo operato lo ha svolto con la massima passione. E un ricordo. Allora, ultimamente, essendo noi nonne ormai, parlavamo spesso dei nipotini, dei poster, delle fotografie. Io ho 3 poster nel corridoio, io ne ho 4 nella camera da letto, io ne ho 2 nell'ingresso, io perfino uno in cucina. Allora Concetta si ferma e fa: io li ho anche sulle pareti delle scale e uno di fronte, così la mattina quando scendo li guardo e mi carico per tutta la giornata. Che bello, riposa in pace Concetta. Grazie. La signora Concetta Fazio, come molti sanno, è stata una delle fondatrici negli anni 70 del gruppo di Riardo delle Dame della Carità, che si rifanno al carisma e all'insegnamento di San Vincenzo de Paoli. In questo ruolo ha anche accompagnato nelle visite ai poveri il vescovo Tomasiello all'epoca della sua visita pastorale a Riardo. È stata anche una delle prime laiche in parrocchia, se non proprio la prima, a ricevere il mandato come ministro straordinario dell'Eucaristia. Ora, tra i motti più significativi attribuiti a San Vincenzo de Paoli, il santo della carità, che riassume in poche parole il suo approccio al Vangelo di Cristo, vi è questo: la carità è una grande signora, bisogna fare ciò che comanda. E Concetta, e io preferisco ricordarla proprio così, applicando nei fatti e nell'assoluta discrezione questo grande insegnamento, ha lasciato in noi una memoria viva ed un grande esempio concreto per fare anche della nostra vita un segno visibile e tangibile dell'amore di Dio per gli ultimi. Io ricordo con tanto affetto la signora Concetta Fazio, innanzitutto perché era una persona buona e poi era una donna che amava infinitamente la musica, la cultura. Infatti nei nostri concerti della banda musicale Ritmo Armonia di Riardo era sempre in prima fila, presente ad applaudire ed a incoraggiare i giovani musicisti. È impossibile dimenticarla. Siamo qui nella casa della signora Concetta Fazio e qui c'è un suo nipote, Alessandro Funaro. Parliamo di tua nonna. Alessandro, innanzitutto ti ringrazio per questa possibilità che mi stai dando di parlare di mia nonna, perché anche se oggi ricorre l'anniversario della sua dipartita, il ricordo di tutti noi, parenti e anche non parenti, è ancora molto forte, molto vivido. Quindi ti ringrazio veramente tanto per questa occasione, per questa possibilità. È difficile riassumere mia nonna in poco tempo, ma posso dire che Concetta era una donna umile, una donna semplice. Era una semplice moglie, una semplice madre di famiglia, una semplice nonna. E la sua umiltà e la sua semplicità erano caratteristica della sua vita. Si è visto anche nell'insegnamento e nel servizio che ha svolto sempre in chiesa come ministro speciale dell'Eucaristia. Ed è proprio, sono proprio questi due attributi a connotare la grandezza morale e personale di mia nonna. Grandezza testimoniata da tutte le persone che hanno avuto modo di incontrarla e di conoscerla. Lei sapeva, se proprio devo ricordare un particolare di nonna, lei sapeva prendere
con la giusta ilarità e con la giusta leggerezza napoletana, perché lei difendeva molto le sue origini napoletane. Se proprio devo sottolineare un aspetto di mia nonna, era il modo con cui riusciva ad affrontare tutto ciò che le succedeva, perché lei, difendendo molto le sue origini napoletane, da ogni buon napoletano riusciva a trovare la vena comica in tutto, anche nelle cose che la facevano stare male. Quindi è questo la sintesi di mia nonna per me, e dovrei stare a parlare ore perché non perché ci sarebbe veramente tanto da dire. La sintesi di mia nonna è questa: una donna che ha svolto il suo ruolo di moglie, madre e insegnante in maniera semplice e umile, è una donna che aveva colto l'essenza di vivere nella maniera più giusta, a mio avviso, nella maniera più giusta possibile. Okay, grazie Alessandro. Grazie a te Alessandro. Siamo qui con Luigi Mondanaro, un ricordo della signora Concetta Fazio. È una persona speciale, una persona stupenda e soprattutto una grande tifosa del Napoli. Grazie Luigi. Siamo qui con Patrizia Mangiante, un ricordo della maestra Concetta Fazio. Allora, ricordo che alle scuole elementari è stata una maestra stupenda, ci ha imparato tante cose, tanti lavoretti che adesso capisco che servivano. Grazie Patrizia, buona giornata. Ciao. Ciao a tutti, siamo qui per ricordare la signora Concetta Fazio, in arte maestra russa, e per me è un onore. Ecco, era la maestra di tutti, la maestra unica, in tutti i sensi. Insegnava le materie, tutte le materie, e allora era difficile tenere a bada 21 bambini tutti quanti, 6 giorni la settimana, ed era veramente difficile, ma lei ci riusciva. Ha svolto un servizio sociale importantissimo per la comunità di Rialto, e come tale deve essere ricordata con strade, vie, monumenti e tanto altro, non solo in questa giornata. Ecco, lei ci spronava a guardare in alto e a puntare in alto, e soprattutto credeva in noi stessi e lo dimostrava soprattutto con i suoi sguardi. Ecco, questa sera tornando a casa non dobbiamo ricordare soltanto la signora Concetta, ma dobbiamo ricordare anche il suo impegno sociale, perché è stato un esempio per tutti quanti noi e dobbiamo imitarla, perché lei è entrata nell'eternità e anche noi dobbiamo puntare all'eternità, anche se sarà difficile imitare la maestra Russo, ma noi ci dobbiamo provare ricordandola e impegnandoci come lei lo ha fatto nel sociale e nel cristiano. Infatti era la maestra che ci chiedeva sempre: cosa ha detto Don Tito la domenica? Ti sei seduto avanti a tutto? Ecco, noi dobbiamo imitarla, puntare in alto e ricordarla sempre. Grazie maestro Russo, mi inchino alla tua grandezza e un bacio dal paradiso, perché sicuramente ci stai guardando. Ciao maestra. Siamo qui con Roberto Berardi, genero della signora Concetta Fazio. Un ricordo, Roberto. Il ricordo di mia suocera che mi viene in mente meramente è il suo coraggio, la sua generosità. Caratteristiche costanti per tutta la sua vita, che non ha mai perso in nessun momento, anche nei più difficili. A ciò si unisce una grande allegria che ci ha sempre sostenuto in ogni volta che ci siamo incontrati, ma soprattutto nei momenti anche di festa e Natali. E infatti tutto ciò ci ha sempre dato come punto di riferimento, tipico di una persona molto forte sulla quale potessi affidare. Infatti da subito mi è venuto spontaneo chiamarla mamma, perché in effetti queste caratteristiche sono tipiche di una grande donna e di una grande mamma. Ok, grazie Roberto. La signora Russo l'ho conosciuta circa 40 anni fa come una maestra che per tutta la comunità di Rialto resta e resterà sempre un'istituzione, ma ancora più ho avuto modo di conoscerla quando ho capito la scelta di fede e di servizio che aveva fatto per questa comunità.
un servizio rivolto soprattutto agli ultimi, ma ancora prima che servizio era la capacità di prevenire quelle che potevano essere le esigenze di chi era nell'indigenza, di chi era, diciamo, nel bisogno. Per me resta comunque una persona che mi ha saputo dare tanto, anche come mamma, se vogliamo, perché è una persona carissima, molto affettuosa e molto disponibile. Questa mattina mi è arrivato un messaggio chiedendomi di ricordare la maestra Concetta Russo. Non ci ho pensato due volte. Questa è la foto che ecco, mi ricorda lei. È stato il nostro viaggio a Lourdes assieme fatto un po' di anni fa e lì ho avuto modo di affermare e confermare ancora una volta il pensiero che io ho sempre avuto di questa donna. La signora Concetta è stata la mia maestra alle elementari, severa, severa, che però poi mi ha portato negli anni a guardarla e a pensare di lei come ad una grande donna. Lei con quei suoi occhi dolci e quel sorriso e quel suo modo di scherzare, a volte più bambina di noi, più bambina dei nostri figli, ha conquistato tutti noi, ha conquistato me, ha conquistato il mio affetto. E io penso una cosa, che quando una persona lascia la vita terrena, è solo i ricordi che hai di lei, che hai condiviso con lei, che la tengono viva in te. E la signora Concetta vive in me. E con affetto la ricordo ancora. Ti voglio bene, maestra. La signora Concetta, che dire, per me rimane sempre la maestra Russa, una persona sempre disponibile, gentile, dolce con tutti e sempre, diciamo, disponibile verso il prossimo. È stata sempre dalla parte dei più bisognosi, si è prestata sempre nei problemi del sociale, quindi non resta che dirle ancora una volta grazie. Eccoci qua, tra tutte quelle persone che hanno parlato finora ci sto anch'io, Irina. Signora Concetta, così la chiamavo io, con tanto affetto e con tanto amore, quello stesso che mi ha trasmesso lei a me, che è stata per me seconda madre, anzi, di più di seconda madre, che mi ha accolto nella casa sua, nella sua famiglia e mi ha trattato nello stesso modo come ha trattato i suoi figli e mi ha dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili. Io mi sono sentita sempre con tanto affetto, con tanto calore ogni volta che venivo a casa sua. E lei non amava chiamarmi a badante, la sua donna di compagnia ero, per di più. E la ricorderò sempre e porterò sempre con me nel cuore per tutto il resto della mia vita. A un anno dalla scomparsa della cara maestra Concetta Fazio, a me piace ricordarla con uno scherzo che le feci in seconda terza elementare. Era il primo aprile e gli feci sto scherzo che la mandai all'asilo dicendo che il suo figlio stava male. Combinazione volle che la notte il figlio veramente non era stato bene e quindi lei corse immediatamente lasciando la classe che al bidello. Poi ritornò dopo un'oretta e lei con la sua ironia, con la sua capacità di sdrammatizzare, accettò lo scherzo e noi ridemmo tutti e ci divertimmo. Siamo qui con il maestro Silvano Russo, cognato della maestra Concetta Fazio. Un ricordo, signor Silvano? Un ricordo. Io ricordo una persona molto buona e sensibile, soprattutto per la sua leggerezza. Per me è un alito di vento, la sento sempre e personalmente e nella mia famiglia. Grazie, buona serata. E tra le altre persone che hanno lasciato un ricordo della signora Concetta Fazio c'è anche Don Fabrizio Delgado, che è stato vice parroco a Riardo ai tempi in cui il nostro caro Don Tito c'era ancora, e questo è il suo ricordo. Tanti ricordi, l'ho conosciuta quando stavo come seminarista e come vice parroco a Riardo, forte di fronte alle difficoltà, forte di carattere, molto temprata, sapeva affrontare le situazioni e prenderle di petto.
e nello stesso tempo era molto sensibile e attenta, soprattutto alle persone povere. Molte volte ci siamo trovati insieme ad affrontare delle situazioni di povertà, di bisogno, di necessità, soprattutto per i poveri. E spesso chiedevo aiuto alla signora Russo e lei non si è mai tirata indietro. Ha aiutato le persone economicamente e moralmente. Tutto ciò che faceva per i poveri lo faceva nel nascondimento. Quindi non voleva essere pubblicizzata. Poi la signora Irene Cajazza, che ha detto, ha lasciato questo ricordo, è stata una grande maestra di vita, la vorrò bene per sempre. E lo stesso lo ha detto anche la signora Maria Luisa Caprio. Poi la signora Lavinia Castaldo, donna di fede e di azione, fede attiva, agiva. La signora Anna De Nuccio, concreta e risolutiva, ma anche dolce, tenera e materna, per me non un'amica, ma l'amica. Poi la signora Vincenzina Ricci, che ha detto, è noto a tutti, l'operato della signora Concetta, e credo che se fosse ancora tra noi, più che essere elogiata, vorrebbe essere imitata nelle sue opere. Della signora Concetta quello che amo di più è il nipote Federico dal cuore nobile. E anche il professor Dario Rocco. Ho sempre apprezzato i suoi consigli e ascoltato con deferenza i suoi giudizi riguardo ogni iniziativa che ho intrapreso perché era appassionata, colta e dotata di rara schiettezza. Ecco perché quando facevi qualcosa per la comunità, per cui alcuni potevano non capirti, trovavi in lei una persona che senza alcun timore di andare controcorrente, anche rimettendoci di suo, senza alcun altro fine, era capace di sfidare il mondo infondendo coraggio e preservando entusiasmi che avrebbero potuto spegnersi. Ha dato tanto al Riardo, dalla formazione scolastica di tantissime persone all'impegno profuso senza risparmio nel difficile compito di aiutare i bisognosi alla compagnia giovanile. Adesso sa meglio di prima che occupa un posto speciale nei miei pensieri. Ringrazio tutti gli intervistati che hanno espresso questo ricordo. Come ho detto già all'inizio del video, la signora Concetta Fazio ha lasciato un grande segno, quindi anch'io la voglio salutare. Grazie signora Concetta per tutto quello che avete fatto, sicuramente ci state guardando da lassù.